Chi di voi, se ha un figlio o un bue che gli cade nel pozzo, non lo tirerà fuori nel giorno di sabato, che vuol dire si rinuncia a quello che è la norma importantissima di riservare in quel giorno il culto a Dio, rinunciando ad ogni lavoro. Ma il lavoro è stato dato per l'uomo come rimedio e come conseguenza, e dunque poi anche come rimedio del peccato delle origini. Col sudore della fronte, no, trarrai il pane dalla terra, che ti sarà ostile, e poi ti riposerai il giorno di sabato perché è il giorno dedicato a me, ma è per te. E per me, perché tu ti ricordi che questa settimana che io faccio di 7 giorni ha 6 giorni che sono qui sulla terra e già qui sulla terra un ingresso per il cielo. Ricordati dunque che la tua pena e la tua fatica qui sulla terra non è eterna, sono 6 giorni. 6 giorni è l'opera della materia, della materialità. 6 è la creazione del mondo, 6 giorni, o ere, si possono chiamare stadi, in altri modi, ma è il tempo come noi lo conosciamo, un giorno dopo l'altro, ma è un tempo che finisce. E questo vi introduce nella vita eterna. Questo dovete ricordare, dice il Signore. Siete qui per fare un passaggio e diventare altro. Non si continua a vivere sempre così. E la fine qui sulla terra non è solo fatica che finisce, ma anche una fatica che vi porta a una trasformazione per entrare in un'altra dimensione, la dimensione della vita nello spirito che dura per l'eternità. Ogni sabato, dunque, che vuol dire ogni 7° giorno, che per noi è il giorno del Signore, della sua resurrezione in cui si compie il sabato, voi ricordate che tutto quello che passate, tutti i triboli che sono qui su questa terra, sono contati, non sono infiniti. Ma usateli bene. E ogni sofferenza, ogni difficoltà, ogni cosa che vi è imposta dalle cose, dalla situazione delle cose, in realtà diventa lo strumento per camminare non in circolo, ma verso un giorno che è una via di uscita. Cioè c'è un progresso. Ogni giorno, ad ogni giorno basta la sua pena, però ogni giorno ci insegna e ci spinge a essere sempre più spirituali, sempre più ripieni di questo giorno del Signore, che non è più solamente la fine della settimana, ma è l'inizio della settimana sulla terra con uno spirito nuovo. È lo Spirito di Dio che cammina con noi. Cosicché ci troviamo, camminando nei giorni di questa vita, a diventare sempre più spirituali, più distaccati dalle cose della terra e sempre più guardando al grande giorno del Signore in cui Lui ci fa compiere un salto che non è semplicemente questa guarigione, se si può chiamare, no, dell'idopresia di quest'uomo, l'idropico viene preso per mano dal Signore e viene guarito, come dire, è la fine della tua sofferenza. Il Signore ci prende per mano, ci tira fuori da questa terra e da questo corpo, perché prende la nostra anima e dice, è finita la tua fatica. Adesso entra in un'altra dimensione. E poiché hai camminato con me su questa terra e il giorno del Signore, il 7° giorno, che è la domenica, me l'hai dedicata per dar gloria a me, quel giorno che ti ha insegnato a essere più spirituale sulla terra, adesso entra in pienezza con te ed è l'ingresso finalmente nella vita vera. Ecco perché Gesù insiste nel guarire e nel perdonare in giorno di sabato, perché è l'azione di Dio qui sulla terra che rende diversi, qualitativi i nostri giorni, in modo qualitativamente diverso. Per noi sono un giorno dopo l'altro
e cerchiamo dei progressi terreni spesso, ma in realtà un giorno dopo l'altro diventano diversi perché in noi viene innestato uno spirito sempre più in profondità e diventiamo sempre più spirituali, sempre più divinizzati. E allora il progresso non è un camminare nella vita per finire male sulla terra, ma per salire in cielo, e per salire in cielo bisogna lasciare qua il nostro corpo, perché è quello che pesa. È strumento e al tempo stesso impedimento. Quello che è diventato impedimento per vedere Dio, con la punizione, ma che è medicina del lavoro ed altre cose, diventa strumento per diventare diversi. Così anche il lavoro deve assumere un senso spirituale. Il lavoro diventa spirituale quando è fatto per la giusta sussistenza, ma soprattutto per la carità verso gli altri, pensare agli altri, dare un senso alla propria vita pensando che è per gli altri. E se noi ci preoccupiamo più di questo, dice il Signore, una promessa sua, se cerchiamo il regno di Dio, tutto il resto, il mangiare, il vestire, eccetera, ci verrà dato in sovrappiù. Quanto più dunque ci distogliamo da queste giornate di lavoro che sono per il guadagno o per le preoccupazioni terrene e più pensiamo al regno di Dio, tanto più il Signore ci fornisce quello di cui abbiamo bisogno, perché la nostra preoccupazione è un'altra. E qui non dobbiamo stare bene, dobbiamo avere quello che serve per arrivare in fondo leggeri, perché quante più cose abbiamo, tanto più poi facciamo fatica a staccarci. È così, è una legge di natura, una legge dello spirito, sia psicologica che spirituale. Questo distacco, dunque, fin da ora ci fa vedere questo giorno, il giorno dell'incontro col Signore, in cui si celebra il risorto e si ottiene da Lui il suo spirito mediante l'Eucaristia. Ecco, questo camminare gioiosi verso la domenica, dovremmo dire noi, per camminare più spirituali nei giorni della settimana, è il grande dono. Questo è il vero progresso che dobbiamo fare. Questo è il lavoro vero con le opere che rimangono come frutto spirituale, perché lavoriamo per quel che bisogna fare, ma lavoriamo soprattutto per il regno di Dio in noi e attorno a noi. Sia lodato Gesù Cristo. Sì.